Il nostro personale è a vostra disposizione per la scelta e la cura di ogni più piccolo dettaglio. La soddisfazione del cliente è la nostra missione. E siamo così giunti all'ultima gara in programma, quella riservata alla categoria Elite Under 23 e alla categoria amatori dai 19 ai 39 anni. Subito in testa vedete un atleta della bicicletteria, stiamo parlando di Roberto Barone, seguito a ruota da una nostra vecchia conoscenza, Alex Flavio Ollonghi, che ha conquistato, pensate, nella sua storia ciclistica ben 3 titoli italiani tra gli esordienti, tra gli allievi e tra gli juniors. Eccolo infatti che sta guidando ora il gruppetto con la sua maglia rossa, un ragazzo dal grande passato, dalla grande passione, e che continua ogni anno a presentarsi alla via nonostante i grandi impegni che ha con la famiglia e padre anche di uno stupendo bambino. Ma torniamo alla gara odierna, ricordiamo siamo in quel di Marcaria, una giornata di festa caratterizzata anche dalla presenza di una banda musicale che allieta naturalmente l'attesa di tanti sportivi convenuti qui sui prati di questa località. Si tratta del corpo bandistico di Castelluccio Mantovano, dedicato al mai dimenticato Corradi, gruppo diretto dal maestro Stevanon, che vedete inquadrato adesso in primo piano. Un momento, diciamo, di grande festa, come del resto lo è stata tutta questa giornata, qui al centro Arca, presieduto da Maurizio Mirandola, un signore che da Milano ha trovato la strada giusta nella Mantovano per esprimere tutta la sua grande passione per chi ha bisogno di aiuto. Una giornata sotto l'insegno dello sport, della solidarietà e della salute, così come ha sottolineato la vicepresidente della provincia di Mantova, Francesca Zaltieri, che abbiamo sentito precedentemente. Un momento che allieta anche, naturalmente, come abbiamo detto, i tanti convenuti quest'oggi sui prati di Marcaria. Ma noi naturalmente siamo qui per commentare quella che è l'evento sportivo, non possiamo non essere attratti dal suono caloroso di questi strumenti che a noi, lasciatecelo dire, piacciono tantissimo. Una marcetta che accompagna quindi il proseguire della gara degli atleti che hanno deciso di partecipare a questa manifestazione. Ed in testa a questo punto vedete Giuseppe Lamastra, un corridore che viene dalla Valle d'Aosta, più esattamente da Cogne, un gruppetto in testa con Barone, Longhi e Valfè, e poi Manuel Cuciniello, che di fatto è il primo nella categoria Under 23. Ed infine ecco qui inquadrati alcuni degli amatori, tra cui abbiamo riconosciuto Francesco Corradini della Cicli Pengo e Davide Belletti della MX Project. Ma ora andiamo ad ascoltare le parole del padrone di casa. Maurizio Mirandola, colui che oggi ha ospitato la colorata carovana di atleti che partecipano al circuito di ciclocross. Siamo all'Arca di Ospitaletto Mantovano. Ma che cos'è l'Arca? Allora, l'Arca è un centro di recupero dalle dipendenze e quindi ci occupiamo di tossicodipendenza, di alcolismo, ospitiamo parecchi progetti sperimentali, uno di questi ospita anche dei ragazzi minori. E devo dire che con orgoglio che la nostra è una realtà basata e voluta dai volontari, io stesso vengo dal volontariato. Abbiamo, con il nostro impegno, abbiamo cercato di dare risposta ai bisogni del territorio. Sono 25 anni che ci impegniamo in questo senso, mi pare che stiamo raggiungendo dei risultati che vanno al di là delle nostre aspettative, però siamo anche gente di fede, per cui non poniamo limiti alla provvidenza e continueremo finché si vorrà
a fare il nostro lavoro. E nel frattempo, tra una giornata e l'altra, avete trovato anche il tempo di dare ospitalità a tutta questa gente. Oggi veramente mai è capitato che uno possa mangiare frittate, polenta, risotto alla mantovana, dolce, la sbrigiolona, insomma tutte cose che sono da queste parti, e questa è ancora un'ulteriore dimostrazione del vostro, possiamolo dire tranquillamente, buon cuore. La ringrazio, il senso dell'ospitalità è fondamentale. Noi ospitiamo persone che hanno bisogno, ma ospitiamo volentieri anche persone che ci onorano della loro presenza, perché è evidente che questa giornata è una giornata che è un inno alla vita, e quindi voi avete fatto un piacere a noi e noi siamo felici che voi andiate via contenti. E noi lo siamo sicuramente, un'ospitalità del genere non ci è mai capitata in nessun campo di gara. Ma a proposito di gara, ecco che la situazione si è evoluta. Abbiamo visto davanti Giuseppe Lamasta, seguito dal numero uno Roberto Barone, mentre in terza posizione, leggermente staccato, quindi ha ceduto Alex Flavio Longhi, che gareggia per il team BS Carrera. In quarta posizione Giulio Valfrei, invece viaggiano in coppia Manuel Cuciniello e Mattia Penna, quest'ultimo anche lui appartenente alla categoria Elite. Ed infine avete visto un altro corridore della bicicletteria, Fulvio Cassano. Ecco un semi primo piano di Luca Damiani, che vediamo con particolare gioia in campo, se non altro dal momento che non può più correre, se non altro a fare il tifo per i propri amici e, perché no, anche a dare consigli ad atleti e ad atlete. Abbiamo visto in effetti che parlava con lui Jasmine Dotti, che come abbiamo detto ha vinto nella sua categoria Under 23. E intanto vedete che il varesino Alex Flavio Longhi ha perso terreno, e anche il numero 2 Giulio Valfrei ormai faceva parte lui del quartetto iniziale, diciamo, della gara, ma ha perso terreno ed è costretto solamente ad inseguire. Nel frattempo la banda musicale, il corpo bandistico di Castelluccio, allieta gli sportivi presenti. Va detto che alle premiazioni saranno presenti diversi personaggi della zona, a cominciare dal sindaco di Ospitaletto Mantovano Carlo Orlandini con il suo vice Enrico Delvò, poi la già citata vicepresidente della provincia di Mantova Francesca Zaltieri, il delegato del CONI di Mantova Giuseppe Faugianio ed il consigliere nazionale della FCI Corrado Lodi, nonché il presidente provinciale Giovanni Redini. E naturalmente tutti accolti dal grande direttore della Arca Maurizio Mirandola. Siamo veramente alle battute finali, abbiamo visto la maglia di Lamasta saltare gli ultimi ostacoli ed ora tagliare il traguardo per primo per lui, una vittoria che fa seguito a quella ottenuta la settimana precedente nella seconda prova del trofeo Lombardia Piemonte, o Piemonte Lombardia che dire si voglia. Siamo ora in attesa della milanese Manuel Cuciniello della FGM, che va a conquistare la vittoria nella categoria Under 23, mentre tra gli amatori ecco il successo solitario di Francesco Corradini, corridore del gruppo sportivo Cicli e Pengo. Siamo sul palco della premiazione con il sindaco a premiare i vincitori. La barba e il sorriso di Giuseppe Lamasta al termine della manifestazione odierna. Terza prova del circuito Piemonte Lombardia. Tu sei valdostano di Cogne e corri per una società trentina. Ma spiegami allora, come dobbiamo chiamarti? Ma sono un valdostano, ma diciamo che la squadra, la Carraro, l'Arcobaleno Carraro Team mi ha dato la possibilità di correre in bicicletta, che è la mia passione e anche il mio mestiere, quindi sono contento di far parte di quella squadra, ma resto comunque valdostano.
Del resto tu sei un abitué della fuoristrada, usi il ciclocross per mantenere la forma e per quella che è la tua specialità, la mountain bike. Sì, corro in mountain bike da quando sono un ragazzino e d'inverno ho sempre praticato un po' di ciclocross, sempre un po' di più, quest'anno voglio fare le cose un po' più seriamente anche nel ciclocross e sono contento perché i risultati mi stanno dando ragione, sono riuscito a vincere sia oggi che l'altra domenica a Trobaso, a Verbagna, sono il leader del circuito, quindi sono molto soddisfatto. Una coppia importante per l'economia di questo trofeo Piemonte Lombardia, Mauro Milanetti e Gino Bortoluzzo, due persone che hanno un passato da atleti e che mettono la loro passione affinché questa manifestazione nata quest'anno prosegua nel migliore dei modi. Per ospitalità, Gino, lasciamo parlare il piemontese visto che qui ci troviamo in Lombardia. Allora, Milanetti, una unione tra due regioni per rendere grande il ciclocross. Ma diciamo subito che abbiamo avuto un feeling io e Gino, volevamo fare qualcosa di importante, avevamo due realtà che era quella piemontese, una realtà in cui il ciclocross è veramente cresciuto anche a dismisura negli ultimi anni e per contro avevamo anche la Lombardia che a livello qualitativo indiscutibilmente ci avanzava. Quindi volevamo mettere insieme queste due realtà e ci siamo riusciti. Siamo al terzo appuntamento di questo trofeo Piemonte-Lombardia, con grande soddisfazione diciamo che abbiamo, come mi sono permesso di coniare io, la carica dei 200. Quindi tutte e tre le gare si è avuto almeno un 200 partecipanti, quindi con grande soddisfazione diciamo che stiamo andando sulla buona strada. Stiamo andando, parla il signore, ovviamente guardando l'aspetto piemontese, ma chi invece sta andando molto bene per quanto riguarda il ciclocross, caro Bortoluzzo, diciamolo proprio urlandolo, è la Lombardia. In fine settimana 8 atleti appartenenti a società lombarde parteciperanno ai campionati europei. Insomma, questo è già un successo che la dice lunga sul lavoro svolto negli anni da parte della regione Lombardia a livello di ciclocross. Beh, indubbiamente su questo devo ringraziare anche il comitato regionale che con i vari presidenti hanno sempre creduto nel progetto del trofeo Lombardia allora e adesso di più ancora che ci siamo messi con il Piemonte, trofeo Piemonte Lombardia, abbiamo visto che la sinergia sta portando una quantità di corridori che probabilmente anche negli anni ci darà anche la qualità. E quindi insomma un pieno successo all'inizio di una manifestazione che comporta ben 14 prove equamente distribuite tra le due regioni. Indubbiamente, la prima parte diciamo che fondamentalmente è organizzata dal Piemonte, le ultime gare che abbiamo del calendario che sono a dicembre e gennaio si svolgono tutte in Lombardia, quindi diciamo che potrebbe essere un buon proseguo anche per incrementare eventualmente qualche gara. 6 gennaio finale a Bosisio Pareni, in un luogo che in un certo senso potrebbe ricordare anche un po' quello dove ci troviamo oggi. Ma probabilmente sì, a noi porta fortuna come Lombardia, è sempre stata l'ultima gara prima degli italiani e abbiamo sempre portato a casa risultati importanti, magari quest'anno riusciranno anche i piemontesi a fare questo. E siamo alla conclusione di questo nostro servizio da Marcaia con un gruppo generale che naturalmente raccoglie tutte le autorità presenti e soprattutto i leader delle varie classifiche di questo trofeo Piemonte e Lombardia di ciclocross. Il nostro personale è a vostra disposizione per la scelta e la cura di ogni più piccolo dettaglio. La soddisfazione del cliente è la nostra missione.